In generale direi che il seme di partecipazione si ha ogni volta che qualcuno vede un problema nella propria comunità, nel proprio territorio, e invece di dire ma alzare le spalle, cioè, ci penserà qualcun altro, dice cosa posso fare io? E quello può essere un seme di partecipazione, cioè come un cominciare a domandarsi ma in fondo forse mi riguarda. E diventa matura libertà, in questo senso, e ci sono varie forme di libertà nella Costituzione, tradizionalmente si identificano i diritti di libertà fondamentali, tipo libertà di opinione, i diritti sociali, in cui si chiede allo Stato qualche cosa. Ecco, la libertà che nasce dalla partecipazione è una libertà diversa dalle altre, perché non chiede allo Stato, non pretende uno spazio come la libertà di opinione, ma è una libertà solidale e responsabile, cioè una libertà di fare qualcosa per gli altri e per se stessi, che in fondo è esattamente quello che fa il volontariato. In questo senso, chiamarla matura libertà è proprio una bella idea, e mi congratulo con chiunque l'abbia avuta, perché in effetti è una libertà nuova, matura nel senso che è un nuovo modo di essere cittadini, più maturo se si vuol dire in questo senso, sicuramente più responsabile.